Benvenuta o benvenuto in questo nuovo video. Io sono Simone di Italy You Don't Expect, il blog di viaggi sull'Italia che non ti aspetti, e oggi voglio portarti nuovamente in Molise. Questa volta però non a caccia di piccoli borghi, ma ci spostiamo sulla costa per conoscere una città di mare tra le più famose e più belle del Molise. Parlo di Termoli, un borgo marinaro ricco di tradizioni, di monumenti, che nel corso degli anni, nonostante sia cresciuta la sua importanza turistica, è riuscita a mantenere una certa genuinità che invece tante città affacciate sull'Adriatico hanno ormai perso. Prima di iniziare la nostra passeggiata a Termoli, ti ricordo di iscriverti al canale e di azionare la campanellina. Così rimarrai sempre aggiornato sui prossimi episodi e mi aiuterai anche a far crescere il canale. Termoli, per la sua posizione geografica, è stata soprannominata la Greenwich italiana. Questo perché proprio qui passa il 15° meridiano est, che è quello che determina il fuso orario dell'Europa centro-occidentale. Per capirci, lo stesso fuso orario anche di Parigi e di Berlino. La nostra Greenwich italiana ha veramente tante cose da visitare che ti terranno impegnato per tutto il giorno. Infatti il centro storico è composto da un dedalo di viette, alcune che sbucano all'interno di piccole corti o piazzette, altre invece che affacciano direttamente sul mare, regalandoti delle viste meravigliose. I vicoli di Termoli sono diventati nel tempo luogo di tradizione e di leggende. Ad esempio c'è il vicolo dei Mazzemarille, che si trova nel centro storico all'incrocio con via Federico II di Svevia. I Mazzemarille, secondo la tradizione, sono degli spiriti che abitavano questa via e si divertivano a fare i dispetti agli umani immobilizzandoli con dei lacci magici. Nel cuore del centro storico si trova il bellissimo Duomo di Termoli, dedicato a Santa Maria della Purificazione. L'edificio è un grande esempio di architettura romanica meridionale, costruita utilizzando una pietra di colore bianco locale e la facciata è impreziosita da moltissimi dettagli. All'interno della chiesa si possono trovare anche le preziose reliquie di San Basso e San Timoteo che vennero scoperte per caso in una serie di lavori di restauri. Molto bella è anche la cripta sottostante con un pavimento impreziosito da dei colorati mosaici. All'entrata del centro storico si può ammirare anche la torretta Belvedere, che fa parte di una delle 8 torri che un tempo fungevano da avvistamento e protezioni dalle incursioni nemiche. Sulla torretta si trova anche una grandissima terrazza panoramica da cui si può ammirare tutta la città di Termoli e anche tutta la spiaggia. Nel centro storico si può trovare anche una delle vie più strette d'Italia, nominata nel dialetto molisano Areiecelle. Attenzione però, perché Termoli si contende questo primato con altri due borghi italiani, che sono Civitella del Tronto in Abruzzo e Riva Tranzone nelle Marche. Areiecelle è larga circa 40 cm e ovviamente è una delle vie più antiche del borgo medievale. Il perché esista una via così stretta è perché Termoli, essendo un borgo marinaro, come tanti altri in Italia, avevano bisogno di vie strette per poter fuggire e dileguarsi nel minor tempo possibile. La stessa cosa si può ritrovare anche, ad esempio, a Genova, nel quartiere del Carmine, il quartiere più antico della città di Genova. Pensa che addirittura in tempi antichi, quando due persone si trovavano sui due lati opposti di Areiecelle che dovevano attraversarla, si determinava chi dovesse passare per primo dal ceto nobiliare più alto. Se invece si trovavano a passare due persone dello stesso grado nobiliare, si arrivava addirittura a sfidarsi a duello. Uno dei simboli della città di Termoli è senza dubbio il castello Svevo, che svetta in posizione dominante sia sul borgo che sulla spiaggia, da cui è facilmente visibile. Il castello è una delle fortezze più importanti della costa adriatica e tra le testimonianze maggiori dell'architettura normanna. È composto da 4 torri circolari laterali che sorreggono una grande torre squadrata centrale. Il castello venne costruito nell'XI secolo, ma venne poi restaurato 2 secoli dopo da Federico II di Svevia. All'interno furono trovate diverse testimonianze di quanto fosse complesso e articolato il sistema difensivo della città di Termoli, tra cui anche degli impianti idraulici che fino a poco tempo fa erano ancora funzionanti. Il castello è il protagonista della festa che viene celebrata ogni anno il 15 agosto in spiaggia, una festa folcloristica che commemora l'assalto saraceno che subì la città di Termoli nel Medioevo.
e la festa si compone veramente di tanti giochi pirotecnici, di spettacoli che rendono l'atmosfera del borgo veramente incredibile e sembra quasi il castello venga realmente di nuovo assalito. Sulla costa molisana, oltre ad ammirare la spiaggia e il mare bellissimo, si possono trovare i trabucchi, le antiche macchine da pesca che si trovano sulla costa adriatica tra Abruzzo e Puglia e che hanno permesso agli antichi pescatori della zona di vivere e prosperare. Un tempo Termoli possedeva ben 10 trabucchi, ma oggi ne rimangono solo due, il trabucco Marinucci e il trabucco Celestino. Entrambi questi trabucchi sono privati e possono essere visitati tramite richiesta appunto ai proprietari. Dopo aver visitato il borgo marinaro e le spiagge, ti suggerisco di fare anche un giro fuori le mura nella parte più nuova della città. Non perdere Corso Nazionale, che è la via principale e anche la più frequentata di Termoli. Qui si possono trovare moltissimi locali, ristoranti, dove fanno degli hamburger piuttosto che delle fritture di pesce molto buone, accompagnate da un ottimo bicchiere di vino. Dopo aver visitato Termoli, se volessi esplorare anche i dintorni, ti do alcuni consigli. In primis, da Termoli partono i traghetti per andare a visitare le bellissime isole Tremiti ed è una gita che puoi fare in giornata perché i traghetti fanno in modo di portarti alle isole in mattinata e riportarti sulla terraferma in serata. Inoltre, vicinissimo a Termoli si trova il bellissimo borgo di Larino, ricco di chiese rinascimentali e di testimonianza dell'epoca romana. Sempre lì vicino c'è anche il borgo di Campomarino e inoltre a circa tre quarti d'ora di auto c'è anche il borgo di Civita Campomarano, che è famoso per essere il borgo dei murales del Molise e forse uno dei più interessanti della regione. Arrivati a questo punto ti chiedo se conoscevi già Termoli o se dopo aver visto questo video ti fosse venuta voglia di pianificare una visita. Fammi sapere in un commento. Se il video ti è piaciuto ti ricordo di mettere un bel like e di condividerlo con i tuoi amici. Io ti ringrazio per avermi seguito e ti do appuntamento al prossimo episodio.